Sì, assessore Elena Zennaro, come riparte questa nuova stagione di... Assessore Elena Zennaro, come riparte questa nuova stagione di Arteven? Riparte alla grande. Abbiamo confermato tutti i format dello scorso anno e li abbiamo potenziati. Abbiamo arricchito la rassegna quarta aggiungendo uno spettacolo di danza e abbiamo lavorato molto veramente sui contenuti delle rassegne per i ragazzi e per le famiglie della domenica pomeriggio. È un programma che ci convince, che ci piace e che ci allieta. C'è la collaborazione ancora una volta con il Teatro Don Bosco, quindi a Qualta si farà là e ci saranno i vari spettacoli come siamo abituati settimanali. Abbiamo dei nomi veramente importanti del panorama italiano e anche internazionale, per cui ce ne sarà veramente per tutti i gusti. Io confido che la campagna abbonamenti che parte già nei prossimi giorni abbia dei buoni esiti, come del resto anche negli anni passati. Mi piace segnalare il lavoro fatto con le scuole, abbiamo degli ottimi spettacoli al mattino per tutti i gradi delle scuole e quindi anche gli insegnanti potranno trovare del terreno fertile su cui lavorare. Abbiamo una commedia in inglese, abbiamo commedie che parlano del problema delle dipendenze dai social e quindi sono tutti temi di estrema attualità che permettono di fare dei lavori anche durante il corso dell'anno. Una nuova rassegna, assessore Elena Zennaro, che non poteva che ripartire nel ricordo di Pierluca Donin. Sì, non potevamo non farlo, ovviamente abbiamo subito tutti una grossa perdita, però come è emerso anche stamattina, nel momento in cui abbiamo dato il quadro commissionato da Ascom alla signora Donin, Donin è un pensiero, è un qualcosa, è un movimento. Patrizia Bosco, la vice direttrice, parlava appunto di un movimento di pensiero, è una filosofia di vita, ci ha lasciato degli insegnamenti molto importanti di credere nella nostra città, di creare bellezza, di lavorare con i ragazzi, con l'arte, puntare molto al teatro come forma di espressione. Io credo che tutti questi requisiti ci siano anche in questa nuova stagione e sicuramente ci lavoreremo ancora anche per la successiva e sempre, proprio perché ormai fanno parte di noi. Okay, grazie.